La Juniores della Turris vince e convince. Nel derby campano con l'Ebolitano, i ragazzi di Mister Chiaiese si impongono con un netto 2-0. Corallini in campo con Ferrara, Caiazzo, Liguoro, Fabiano, Palumbo, Gaglione, Tranchino, Formisano, Memoli, Paladino e Senatore. Rispondono gli ospiti con Trapani, Piccolo, Saturno, Formicola, Guarracino, Ruggiero, Vassallo, Chiapparone, Capaccio, Graziani e Di Bernardo. La Turris è padrona del campo sin dal primo tempo, con gli ospiti che si limitano a qualche ripartenza. Al nono, punizione di Tranchino, il pallone si spegne alto. Al tredicesimo, ancora Tranchino dal limite dell'area, pallone alto da buona posizione. Al quindicesimo, gli ospiti si salvano ancora su una punizione dalla sinistra, con Trapani che riesce a bloccare. Al diciassettesimo, Fabiano ci prova dai 30 metri, manda in angolo l'estremo difensore ospite. La Turris attacca a testa bassa, ma il gol arriva solo nella ripresa con Tranchino, che al dodicesimo porta in vantaggio i Corallini, sfruttando un'indecisione di Trapani. I Corallini continuano a fare la partita, sfiorando più volte il raddoppio, che arriva allo scadere con un gran gol di Petrov, che dalla destra non lascia scampo all'estremo difensore ospite. Continua così la rincorsa ai playoff per i ragazzi di Mister Chiaiese,